Salve a tutti, con questa siamo alla 22ª lezione per assistenti. Faccio una premessa: queste lezioni sono riservate solo a persone in formazione che intendono far parte degli assistenti del gruppo dei guerrieri spirituali. Per cui chi non è interessato a queste lezioni deve uscire dalla lezione. E chiaramente come lezione dura un po' di più della semplice catechesi e quindi richiede la necessità di assimilare tutti gli aspetti dell'insegnamento. Quindi in questa lezione io spiegherò la battaglia che sto facendo contro la setta dei testimoni di Geova e comincio con una frase detta da Gesù. Molte cose ho ancora da dirvi, ma che al momento non siete in grado di capire. Cosa sono queste cose? Si chiamano verità rivelate, rivelate attraverso la dottrina insegnata dal Magistero della Chiesa, quindi attraverso i concili e il collegio cardinalizio, e sono i dogmi di fede e sono assolutamente inoppugnabili. Chi va contro un dogma è considerato dalla Chiesa eretico e in automatico vengono scomunicati, oppure, come capita spesso, si autoscomunicano, cioè si allontanano volontariamente dalla Chiesa. Allora, devo dire che purtroppo lavoro a fianco dei testimoni di Geova e non ho mai sentito così tante bestemmie in vita mia. Per esempio, dicono che la Madonna non è pura, che Gesù non è Dio, non riconoscono la Trinità, che veneranno il santo e idolatria e tante altre. Vediamo alcuni aspetti dei testimoni di Geova. Allora, loro confondono l'idolo, con le immagini sacre. Allora, che cosa è un idolo? L'idolo è l'immagine del diavolo sulla terra. E questa immagine assume la forma di Balan, di Mitra, di Zoroastro, del vitello d'oro. Sono immagini che assume la forma di uno dei segni dello zodiaco, che assume la forma del sesso o della S di dollaro. Le immagini sacre invece sono le immagini di Dio sulla terra e queste a partire dal crocifisso. Attenzione! Del crocifisso e non della croce, cioè della vittima immolata e non dello strumento di morte. La croce in realtà è l'altare di Dio, proprio come gli altari ebraici, dove si sacrificava l'agnello della Pasqua. Quindi Gesù è l'agnello di Dio, che si è scelto lui e il suo figlio unigenito. Vediamo l'aspetto del nome. Dio non ha un nome, ma ha dei titoli. Dio è amore, luce, vita, verità, è il creatore, è la pace. E la lista è lunga. Il termine Yahweh significa io sono colui che sono, che tradotto significa fatevi i fatti vostri. Come funziona il nome? Solo una entità superiore può dare il nome a una entità inferiore, che significa che solo i genitori possono dare il nome ai figli e non i figli a dare il nome ai loro genitori, cioè solo un'entità superiore dà il nome a un'entità inferiore, cioè un padrone di un cane dà il nome al suo cane, perché chi dà il nome è in grado di dominare e Dio non vuole essere dominato. Pensate che il principe delle tenebre ha un nome e si chiama Lucifero, che significa angelo portatore di luce, che poi è decaduto a causa della sua ribellione al suo creatore. Quindi il nome di Dio è Gesù, che è il nome che è al di sopra di tutti i nomi, di ogni altro nome. È il nome di Dio incarnato. Quindi venerare un santo si chiama devozione, una devozione rivolta a Dio. Venerare la statua della Madonna significa venerare ciò che quella statua rappresenta, cioè la Madonna. Vorrei fare un esempio sulle immagini.
Se noi abbiamo un biglietto vincente della lotteria, ci può dire che abbiamo vinto tanti soldi, ma i soldi non sono il pezzo di carta, ma il pezzo di carta ci riporta quel valore depositato in una banca. Quindi, non si gioisce per il pezzo di carta, ma per il valore che rappresenta. In cosa credono i testimoni di Geova? Il loro credo è dato dal consiglio di amministrazione di una tipografia e tutto ciò che dicono gli amministratori per loro è Vangelo, quindi una verità sempre in cambiamento. Sono disposti a lottare per una decisione e poi a rinnegare quella decisione per comando di ciò che pubblicano nelle loro riviste. Non hanno una storia. Cioè cancellano tutti gli errori che commettono della loro storiografia. E gli aspetti negativi dei testimoni di Geova, sono tanti e non vorrei dilungarmi molto. Allora, le operazioni che sto attuando in qualità di zelatore per evitare dispersioni di anime, e mi riferisco alle pecore del Gregge di Cristo, sono di due nature. Allora, il mio compito consiste primo sul piano ecclesiastico, poiché questi testimoni di Geova sono persone battezzate nella Chiesa cattolica e viene fatta una segnalazione al parroco di circoscrizione e secondo momento al vescovo di competenza, in quanto sono presenti cinque eresie. C'è l'eresia giansenista, affermano che l'uomo nasce corrotto e quindi che è destinato a commettere il male e che solo alcuni si salvano per mezzo della predestinazione. Quindi possono fare tutti gli abomini che vogliono e dicono andiamo in paradiso, quindi non credono nell'inferno, quindi contro un dogma di fede. È presente l'eresia pelagiana. Affermano che l'uomo può salvarsi senza merito ed è sufficiente fare una vita moralmente buona. È assolutamente falso, cioè per salvarsi occorre la dimensione sacramentale dei riti. Loro battezzano e praticano la Sacra Cena senza la successione apostolica, cioè senza il mandato ufficiale del vescovo. Ciò che fanno è tutta una farsa. Poi c'è l'eresia ariana, cioè negano la divinità di Gesù. Con un colloquio a un testimone di Geova ha affermato che Gesù è il suo vescovo. Hanno ridotto l'autorità di Dio a un semplice incarico umano e fanno di Gesù un semplice uomo. Poi c'è l'eresia iconoclasta. Ora loro distruggono immagini sacre, intere iconostasi. Bruciano reliquie. Queste azioni sono considerate riti satanici, però sono protetti dalla legge che concede la libertà di culto. C'era una famiglia di testimoni di Geova che ha buttato una statua della Beata Vergine Maria in un canale e questa statua poi è stata recuperata dai parrocchiani, restaurata e ora è in un altare laterale della parrocchia. L'altra eresia è il protestantesimo, cioè negano i dogmi dettati dal magistero della Chiesa e sono di conseguenza eretici. Questa è la prima procedura che faccio. La seconda procedura del mio incarico consiste sul piano penale, in quanto sono presenti reati penali gravi, ci sono intere famiglie rovinate. Persone ridotte al lastrico tramite azioni legali criminali, madri che disconoscono i propri figli, figli che disconoscono i propri genitori, solo per il fatto di essere usciti dalla setta. E ci sono casi di induzione al suicidio, di omicidi, di sequestri di persona con l'aggravante della pressione psicologica. C'è un caso di riciclaggio di denaro. E altri reati gravi. E quello che dico io è questo che vuole Dio? Non credo proprio. Allora viene fatta segnalazione al magistrato di competenza e alle rispettive procure che avviano le indagini preliminari.
Per queste azioni devo ringraziare i miei procuratori che gestiscono il reparto comando del supporto tattico e quindi il mio ringraziamento va alle 24 ragazze giovanissime delle varie discipline, sono super addestrate e che sono già nelle loro postazioni di difesa, pronte a stroncare nel nascere qualsiasi controversia. Possiamo dire che sono delle vere e proprie fuoriclasse, preparate per ogni evenienza e portano a termine tutte le missioni a loro affidate. Io stesso mi meraviglio della loro capacità intuitive e a volte vanno anche incontro a pericoli, ma generalmente si coprono l'una con l'altra, quindi sono in perfetta sincronia e pensano con un solo cervello. Ovviamente sono persone scelte e addestrate da me, quindi prestano ascolto alle mie disposizioni senza esitare. C'è una sorta di fiducia totale. Abbiamo già risolto numerose problematiche pubbliche. Vi dico solo che alcune di queste nostre operazioni alla fine, si può leggere su tutti i quotidiani nazionali. Ma nessuna delle mie assistenti, viene mai citata, in queste missioni, neanche nelle indagini con segreto istruttorio, perché operano sotto copertura e questo per garantire la loro incolumità e la loro vita pubblica. Questo secondo le procedure di protocollo del gruppo dei guerrieri spirituali. Volevo concludere questa lezione dicendo che quando Dio passa attraverso la nostra vita ci cambia. Cari assistenti, io vorrei svelarvi due regole fondamentali che fanno di una persona un guerriero spirituale. Il primo è: tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. Perché e chi mi ha desiderato? Chi ha posto la mia vita nell'essere? Per quale motivo io sono qua, in questo momento, a parlare con voi e non a fare altro? Perché mi trovo in questo contesto a parlare di queste tematiche e non di altro? Chi mi ha dato questa sensibilità? Perché sempre sono chiamato ad amare? Chi mi ha dato la mia capacità e la mia intelligenza? È Lui, il Cristo, è Lui, il Signore Gesù. Per mezzo di lui io sono stato creato, per lui e in vista di lui. Cosa significa questo? Significa che siamo a sua immagine e somiglianza. Questa è una cosa meravigliosa. Quando qualcuno ha la consapevolezza di quello che sto dicendo, solo allora potrà capire le mie azioni, il mio modo di fare, il mio modo di pensare, di agire. La seconda regola è: siamo fatti a immagine di Gesù, perché chi vede il figlio vede il padre. E se siamo fatti a sua immagine, vuol dire che Gesù non è lontano da noi. Noi con l'Eucaristia siamo trasformati in persona Christi, siamo alter Christi, l'immagine di Gesù. Faccio un esempio di questa dinamica. Gesù ha preso la nostra carne. Non come l'acqua e l'olio che si separano, che rimangono distinte. Dio ha preso la nostra umanità come l'acqua e il vino, non si possono più separare. Durante la messa il sacerdote fa un gesto che esprime, il modo in cui Dio ha preso la nostra umanità, cioè unisce al calice del vino alcune gocce di acqua. Per dire che l'incarnazione di Dio è inseparabile dall'uomo e contemporaneamente l'uomo non si può più separare da Dio. È un'unione così profonda che è irreversibile. Questo l'ho imparato dalla Beata Vergine Maria. Dio per farsi uomo è passato attraverso Maria, ma non come l'acqua passa in una condotta. Senza commistione tra i due, dove l'acqua rimane acqua e la condotta rimane condotta. Quando Dio passa attraverso di noi, ci cambia e noi diventiamo santi, come
Come dice in un salmo, voi siete santi perché io sono santo. C'è una commistione irreversibile tra Dio e l'umanità. Allora, cari assistenti, nella prossima lezione parlerò del pensiero quantico e di come fare a usare il dubbio delle persone per condurle a Dio. Quindi impareremo a governare le sinapsi, dei nostri interlocutori. E come fare a controllare le sinapsi a distanza per mezzo delle bande di frequenza, quindi delle onde alfa e delle onde beta. Ecco, questa lezione è tutto e un arrivederci alla prossima lezione.